Pezzetto di sonno alla reception del mio building, perché non sono uscita tutta oggi e niente. Io ho un fenzun. Ah no, ce l'ho io. Niente, sto qui alla sicurezza. La gente pensa che sono della sicurezza, capito? C'ho la vestaglia da casa perché ho bisogno delle sigarette. Ho chiesto alla gente della sicurezza se poteva comprarmi. C'è assurdo. E sto qui almeno a caldo perché c'è la stufa pure. Sono proprio pazzo. È arrivata Tanina, che cosa mi ha portato questa bimba? Come sono io, zia? Anna Rosha. Zia Anna, chiama che nome? Mi ha portato il panettone. Mi ha portato i sushi. Sushi! Che mamma ha fatto sushi! Zia Anna, chiama che nome? Papà, molto in salata. Molto in salata. Vabbè, io c'ho molto in salata che poi vi spiegherò. Sushi, grazie. E il panettone che a me non è mai arrivato, mentre a loro sì, e quindi... No, questo è di zia Anna. Anna, Mamma. Mamma. Zia Anna, di nome. Zia Anna. Carlino. Carlino? Carlino, no. Carlino is your family name, no. Zia Anna, di nome. 大点声。 Amore. Cioè, non si vede un tubo. Ma dov'è che sparate? Bello questo smog questa sera. Vabbè, vuoi sempre si spaventava. Ci sono detto? Ti disturbano questi signori? Amore, ti disturbano, vero? Cucciola! Ok, benvenuto anno del cavallo, tratta bene. Amore! Anno del cavallo a tutti. Il tempio oggi è trafficato, vengono tutti qui per un blessing dal Buddha per il nuovo anno. Ok, c'è anche il bling bling. Stavo pensando che cambiano i tempi. Ho fatto così, sto facendo una passeggiata, adesso mi sono fermata a prendere il mio solito latte. Non ci sono, cioè c'è tanta gente in giro, amiche che si riuniscono, amici. Io mi ricordo che prima c'era più il discorso della famiglia, cambia anche qua. E niente, comunque, ovvio, ma già da un po' si percepisce questa cosa. Le grandi tradizioni bene o male finiscono dappertutto, anche qua. Ed
department store sono aperti, sì, ma rimarranno fino alle 5 o 6. Ah, oggi è il primo giorno del cavallo. E niente. Devo avere gli occhi un po' gonfi. Non lo so. Vabbè. Forse poco sonno ieri sera, perché ogni tanto tipo a mezzanotte 40 sembrava che avessero finito di far scoppiare i fuochi, e poi invece hanno ripreso stamattina alle 4, poi così, senza una regola ben precisa. E niente, stamattina mi sono fatto una bella maschera Glam Glow. Vi avevo detto che avevo comprato quella Glam Glow travel size per provarla, è veramente magnifica, cioè veramente buona, mi piace molto. Così di moda negli States, sì, io sono affascinata di tutto ciò che riguarda la cura della pelle. Boh, vabbè. Niente, let's go. A proposito di cura della pelle, che dicevo, questo sono i regali di questi giorni. Ho avuto tre brufoli proprio, vabbè, qui ci sono le mie cisti, ma tre brufoli incredibili, il regalo di questi giorni. Messaggio per Giulia Romeo. Allora, prima questo brand, no, sono in un lussuosissimo department store, questo brand prima era sempre al piano fronte strada, di lusso, eccetera, eccetera. Adesso questo brand è nel piano sotto, nel sì, il sotterraneo, come ti posso dire, insomma, il piano sotto, dove di solito ci sono i supermercati, dove c'è Coccinelle, ecco laggiù c'è Coccinelle, Accessorize. Quindi hai capito il vostro brand, che fine. Vabbè, che ti faccio vedere. La prima volta che entro in un taxi e il tassinaro mi chiede di allacciare la cintura di sicurezza. Dunque la cintura di sicurezza è stata resa obbligatoria per i passeggeri ormai da 2 anni. Io con noncuranza, a dire il vero, non... Ma questo tassinaro, che è pure anziano, mi ha chiesto di fare questa cosa. Giorno 2 dell'anno 2, ho dimenticato gli occhiali da vista a casa. Qui dentro ho trovato quelli da lettura, almeno, cioè, non mi troverò nel disastro. Ho guardato nella borsa, cioè non le borse delle donne. Have passed by without.
walking down the street. It's not my best time. Will you run me through my mind? All else is left behind. Ingolfata, cioè gorsi di lana, piumino, sciarpa, tutto, e invece fuori poi sono diventati 18 gradi, cioè sono cotta, sempre secondo giorno di cavallo. Cotta. Ho messo un po' di cosa luminosa sulla palpebra, cosa che non faccio mai. A me sembra che va bene. Ho dato un taglio alle sopracciglia.